50 milioni per investire nei comuni colpiti dall'alluvione di maggio. Marca la B di Milano sull'onda di Pesaro 2024 e Gioacchino Rossini. Vallefoglia, il bus rapido elettrico sta per diventare realtà. La Grande Pica diventa un film la storia della fabbrica pesarese. Dedicata a Mario Logli, la prima mostra di Pesaro, capitale della cultura. Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV, ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale del canale 80 che in questa edizione di mercoledì 31 di gennaio apriamo tornando ad occuparci dell'alluvione del maggio scorso e soprattutto dei comuni colpiti da quell'evento calamitoso. Furono Pesaro, Fano, Gabicce Mare, Urbino, Sassocorvaro Auditore, Monte Grimano Terme e Monte Labate, quelli inseriti nello stato di emergenza governativa. Comuni che ora beneficeranno di finanziamenti per incentivare anche la creazione di nuovi investimenti d'impresa proprio in queste aree, possibilità che sono state presentate oggi dalla Regione e dallo stesso Ministero nella sede pesarese di Confindustria. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy stanzia 50 milioni di euro per sostenere gli investimenti produttivi nei comuni che hanno subito gravi danni dall'alluvione del maggio 2023. Un'iniziativa che è stata illustrata oggi nella sede di Confindustria di Pesaro. Le aziende marchigiane che potranno beneficiare dell'intervento sono quelle di Pesaro, Fano, Gabicce Mare, Urbino, Sassocorvaro Auditore, Monte Grimano Terme e Monte Labate. I settori coinvolti riguarderanno manufatturiero, agroindustria, estrattivo, energetico, servizi alle imprese e turistico alberghiero. Marco Calabrò del Ministero delle Imprese ha spiegato da remoto le possibilità di un bando illustrato nell'occasione dall'assessore regionale Antonini e da Stefano Immune di Invitalia, agenzia ministeriale per l'attrazione di investimenti e sviluppo di impresa. Prevede il sostegno per un importo di circa 50 milioni di euro a favore delle imprese che intenderanno realizzare delle iniziative imprenditoriali nei comuni colpiti dall'alluvione. Quindi ci riferiamo ai comuni delle Marche, ma anche a quelli dell'Emilia Romagna e della Toscana. Si tratta di progetti di investimento di tipo produttivo, quindi per la realizzazione di nuove unità produttive, per l'ampliamento di unità produttive, per la riconversione, o anche per iniziative nell'ambito di progetti di tutela ambientale, quindi decarbonizzazione piuttosto che investimenti in energie rinnovabili o anche per efficientamento energetico o anche per bonifiche. Questi investimenti dovranno avere una taglia minima di 1 milione di euro potranno ricevere dei contributi a fondo perduto o anche finanziamenti a tasso agevolato. La particolarità di questo bando che poi uscirà è che sono invitate a partecipare non tanto le e comunque non solo le imprese danneggiate, ma è una misura che di fatto è equiparata a come se fosse una zona di area industriale complessa che ha avuto dei problemi. Quindi quelli che saranno poi valutati sono dei progetti da parte appunto delle imprese ricadenti nei 7 comuni dell'alluvione del 2023, una misura che di 50 milioni di euro che unisce l'Emilia Romagna, le Marche e la Toscana e soprattutto guarda ad alcuni settori specifici che sono soprattutto progetti di investimenti produttivi sulla ricerca, l'innovazione e sull'energia, sia in parte alcuni per le grandi imprese che per le piccole e medie imprese. E da investimenti nelle imprese passiamo a investimenti nel turismo, quelli che vedranno le Marche nuovamente protagoniste alla Beat di Milano che parte il prossimo 4 di febbraio.
Marche quest'anno si presentano sull'onda di Pesaro, capitale della cultura 2024, con eventi specifici legati a Giochino Rossini e anche alla cultura gastronomica ad esso correlata. Sicuramente la BIT è sempre una fiera estremamente importante, le Marche saranno con uno stand nuovo sulla base di quello che avevamo fatto al TTG, avremo un soppalco di circa 90 metri quadri che sarà dedicato nella giornata del 4 al firmamento stellato, quindi gli chef stellati faranno dei menù sulle ricette rossiniane, perché quest'anno è Pesaro capitale della cultura, quindi l'altro anno il nostro personaggio di punta era ovviamente Giacomo Leopardi, quest'anno sarà invece il grande musicista Gioacchino Rossini. Il 5 avremo i Cuochi delle Marche, che faranno invece un menù classico delle Marche, quindi sicuramente i noti vincisgrassi e poi una faraona fatta in maniera particolare. Presenteremo un menù rossiniano, quindi visto che Pesaro è la capitale italiana della cultura, ci hanno chiesto di improntare, di fare un menù per questo evento in cui si rivisitano i piatti di Rossini, i piatti cari a Rossini, e ognuno di noi ha rivisitato un suo piatto, così la faraona, così l'insalata e così via. Noi saremo su lunedì e presenteremo il vincisgrasso alla maceratese, STG, che è un vanto della nostra regione, poi un piatto dedicato a Pesaro, dedicato quindi a Rossini, è una faraona appunto alla Rossini, che è un petto di faraona con la sua salsa e accompagnato da un cubo di quinto quarto e dei funghi, un piatto appunto dedicato al compositore Rossini, sapete tutti quanto fosse alto l'interesse di Rossini per la cucina e per la gastronomia. Gioacchino Rossini, Pesaro capitale della cultura, sono sicuramente fattori che possono incidere molto positivamente sulla riconoscibilità di un territorio come quello marchigiano e la specificità, la peculiarità della nostra regione. Quali sono gli obiettivi attesi da questa BIT per la Regione Marche? Beh, appunto, la continuità nel intercettare questi circuiti che non ci conoscevano, la capacità di essere presenti su palcoscenici importanti e anche la volontà e la determinazione di puntare su un settore che nella nostra regione ha tante potenzialità ma non è stato mai interpretato fino in fondo. La BIT è sicuramente una grande vetrina. Ci sono due giorni di apertura al pubblico, quindi c'è anche la possibilità di avere un contatto diretto anche con quello che è il consumatore finale. E poi è comunque una presenza importante sia nei confronti delle altre regioni che sono nostri competitor, amiche ma sicuramente competitor, e poi nell'area talk che quest'anno abbiamo chiamato Area Talk Let's Marche, daremo la possibilità a 85 comuni attraverso 51 panel di dire tutto quello che si sta facendo sul turismo all'interno del territorio marchigiano, quindi non solo una grande vetrina ma anche una grandissima opportunità per dire che le Marche stanno facendo un cambio di passo nella promozione turistica. In un'area a vocazione industriale come quella compresa fra Pesaro e Vallefoglia si sta per sviluppare il Bus Rapid Transit, ovvero un nuovo servizio di trasporto pubblico, ecologico e su gomma. La Regione Marche infatti investirà 11 milioni di euro per un progetto di respiro europeo, come affermato dall'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli al termine del tavolo tecnico di oggi, convocato in Regione per definire i dettagli che faranno parte del progetto, alla presenza del presidente dell'Unione Pian del Bruscolo Palmiro Chielli e dei vertici di Adriabus Lara Ottaviani e Massimo Benedetti. Si tratterà di un progetto di trasporto pubblico che si rifà alle esperienze delle grandi aree metropolitane europee, finalizzato a utilizzare tecnologie di ultima generazione in grado di offrire performance tipiche di una metropolitana. Quattro i punti su cui si investirà: la competitività della velocità commerciale rispetto al traffico privato, l'accessibilità e la sicurezza delle fermate, il comfort e la sostenibilità dei mezzi impiegati e la infrastrutturazione di priorità. Gli autobus a transito rapido sono veicoli elettrici di ultima generazione, capaci di ricaricarsi anche in viaggio, inseriti in un sistema di fermate moderne che garantiranno scorrevolezza e velocità di viaggio attraverso corsie preferenziali e semafori intelligenti.
E dunque novità nel trasporto a Vallefoglia, mentre a Fano invece arriva una nuova sperimentazione, la prima a livello marchigiano per quella che riguarda accessi al pronto soccorso. Si tratta di un braccialetto con sensore ai pazienti fragili che accedono al triage appunto del pronto soccorso del Santa Croce. Un braccialetto che attraverso la teleassistenza permetterà di geolocalizzare e monitorare da remoto il paziente che accede in pronto soccorso. Il braccialetto dotato di avanzate funzionalità di monitoraggio consentirà al personale sanitario di ricevere dati in tempo reale sullo stato di salute dei pazienti fragili, consentendo interventi immediati e personalizzati. Dispositivo che permetterà di offrire un servizio più centrato sul paziente, migliorando l'efficienza del pronto soccorso e riducendo i tempi d'attesa. Scongiurare che malintenzionati accedano indebitamente a prestazioni sociali assistenziali pubbliche di cui non hanno i requisiti. Va in questa direzione il protocollo d'intesa siglato oggi a Gabice Mare fra lo stesso comune e il comando provinciale della Guardia di Finanza. Innanzitutto voglio rinnovare appunto il ringraziamento per la collaborazione bilaterale col Comune di Gabice Mare, che già era stato intrapreso nell'anno scorso con la sottoscrizione di un accordo di cooperazione in materia di controllo sulla spesa pubblica dei fondi destinati al PNRR. Il controllo di quest'anno, l'accordo di quest'anno invece è rivolto ad altre tipologie di spesa pubblica e anche al controllo sul pagamento corretto dell'imposta di soggiorno, prevalentemente è un'attività, un accordo bilaterale relazionato con quei fondi che l'ente locale destina alle categorie più bisognose economicamente e socialmente. Una cooperazione bilaterale, uno scambio di informazioni che ci permetta di individuare eventuali soggetti che indebitamente ottengono queste risorse a svantaggio della collettività, proprio perché queste risorse non sono illimitate e quindi noi cooperiamo sinergicamente con l'ente locale, in questo caso con il Comune, la Giunta e il Sindaco di Gabice Mare, per uno scambio di informazioni preventivo e speriamo appunto esclusivamente preventivo che qualora invece emerga qualche irregolarità si interverrà prontamente. Si è voluto rafforzare questa collaborazione, questa sinergia fra l'ente locale e la Guardia di Finanza cercando intanto avendo come obiettivo quello di avere un territorio sano, quindi un territorio dove sia difficile compiere atti illeciti, in questo caso di tipo economico-finanziario. Crediamo molto nel lavoro di squadra, quindi cerchiamo di trovare tutte le iniziative, le azioni più giuste e mirate per contrastare qualsiasi tipo di fenomeno. L'obiettivo è quello di tutelare la cittadinanza, ma quindi anche di tutelare l'ente locale che, quando è chiamato a dare risposte ai cittadini in ambito sociale, in ambito scolastico o turistico, è chiaro che deve essere in grado di poter impiegare bene le risorse. Quindi ogni euro sottratto da un furbetto deve essere contrastato, questo fenomeno, attraverso questa forza di questa collaborazione con un comando importante come quello della Guardia di Finanza, che ha tutti gli elementi e le strumentazioni per contrastare questi fenomeni e per dare un supporto importante e fattivo all'attività ordinaria dell'ente pubblico. Ed ora vi mostriamo un video di segnalazione prodotto e fornitoci dall'assessore del Comune di Montelabate, Pierluigi Ferraro, che denuncia un pericoloso e illegale abbandono di rifiuti nel suo territorio comunale. Un saluto a tutti, siamo qua sotto il ponte di Montelabate che attraversa Montelabate e va verso Montecchio e un cittadino, che tra l'altro ringrazio, ci segnala l'ennesimo abbandono di rifiuti. Come vedete è qualcuno che sicuramente ha fatto dei lavori a casa e ha deciso di venire a gettare gesso, mattonelle, quindi sono dei lavori fatti all'interno dei casi, ha deciso di venire ad abbandonare qua sotto il ponte proprio in prossimità del fiume. E già questo di per sé, di sotto c'è il fiume, e già questo di per sé rende questo atto ancora peggiore. Proprio perché poi sappiamo che quando arrivano le fiumane si porta via tutto e si porta via anche tutta questa roba qua. Ricordo a questi signori che con il nuovo decreto uscito praticamente a novembre, a fine dell'anno,
Questo è un nuovo reato, è un reato di abbandono di rifiuti, e adesso vi leggo esattamente cosa porta, perché rispetto a prima, che era solo una sanzione, ora c'è il penale di mezzo. Cioè, avete capito, cari signori, che oltre a fare un danno ambientale, siete a rischio anche veramente di avere un processo con tutto quello che implica, sapete bene, un processo nel nostro paese. Per cui vi chiedo cortesemente di smetterla. Cioè, questo qua è da una parte un ecocidio, perché fare questo in una zona come questa qua, a ridosso di un fiume, è veramente qualcosa che in questi anni, nel 2024, non si dovrebbe più nemmeno pensare di fare una cosa del genere, un abbandono dei rifiuti in questo modo vicino, in prossimità di un fiume. Ma in più adesso c'è anche il reato penale. Ora, probabilmente ci costringerete come amministrazione di Montelabate a far spendere dei soldi alla nostra comunità, perché dovremmo andare a mettere delle telecamere, solo per poi, insomma, sperare di riuscire a prendervi, perché io sono il primo che vorrei riuscire a capire qual è questa persona che si permette di fare una cosa del genere a discapito dell'intera comunità. Per cui vi chiediamo, smettetela. È ora di finirla. Le cose, ci sono i centri di raccolta, ci sono i centri del riuso, i centri dove gettare i lavori, anche perché se li avete gettati qua, immaginiamo che forse sono lavori anche fatti in nero, quindi oltre la ditta, ma anche il proprietario della casa ha le sue responsabilità, e questo deve essere chiaro. Per cui basta. Ed ora torniamo su Pesaro, perché ieri sera le nostre telecamere erano presenti al cinema Loreto, dove è andata in scena la prima proiezione de La Grande Pica, un film documentario che ha ripercorso nascita, ascesa e aneddoti storici della nota industria del mattone, tanto influente nelle dinamiche lavorative e sociali di un'intera comunità provinciale. Più di 400 persone hanno affollato ieri sera il cinema Loreto per la proiezione della Grande Pica, docufilm corale realizzato da Federica Petruccioli e finanziato da SPCGL Pesaro Urbino e Ministero della Cultura. Ricordi, commozione e applausi in sala per i tanti ex dipendenti, ex dirigenti, sindacalisti o semplici cittadini che hanno intrecciato le loro esistenze con gli oltre 80 anni della fabbrica di mattoni, legatasi in maniera inestricabile alla comunità provinciale e alla sua crescita. Questa idea è nata da un'idea di Claudio Marchionni e dalla CGL di Pesaro Urbino. E Claudio, appunto, è una giornalista che è anche figlia di un operaio della Pica. Quando Claudio mi ha raccontato la storia della Fornace Pica, mi sono appassionata, mi sono resa conto immediatamente che era la storia di una comunità importante, e una piccola Olivetti che nessuno conosceva in Italia. E da romana sono venuta a Pesaro e ho incontrato un po' di ex operai, e più parlavo con la gente più mi rendevo conto che assolutamente questa storia andava raccontata. Questo è un cuore, è il cuore di un progetto che c'è già da anni nella nostra CGL, che la nostra CGL sta portando avanti, che si chiama Progetto Memoria e che ha lo scopo di recuperare alla memoria collettiva la memoria del lavoro. La memoria del lavoro che è in questo caso unico sia nella nostra provincia che in Italia. È l'esempio non solo della ricostruzione storica dei due fondatori importanti, Pierangeli e Cangiotti, ma soprattutto di generazioni di lavoratori che in questo luogo hanno costruito e si sono emancipati sia come singoli, sia come collettività, sia come anche territorio, perché quell'azienda ha avuto un ruolo importantissimo anche nello sviluppo di questo territorio. Ed è stato proprio una esperienza di vita che questo documentario ha, secondo me, colto bene nel suo contenuto. La Pica è stata fondata da mio padre, Claudio Cangiotti, e da Fermo Pierangeli, e fin dagli anni, l'hanno acquistata negli anni nel 36, mi sembra, e poi non hanno fatto in tempo a ristrutturarla, che è arrivata la guerra,
durante la guerra la Picca era proprio sulla linea gotica, i tedeschi in ritirata l'hanno rasa al suolo con le mine. Dopo la liberazione papà e Pierangeli sono ritrovati con un cumulo di macerie, però non c'erano soldi, non c'era un combustibile, non c'era un litro di nafta, un chilo di carbone, non c'era niente. Però grazie all'aiuto di 10-15 operai fedelissimi, con una fedeltà alla gente incredibile, pian piano sono riusciti a rifare un po' di mattoni con un forno di fortuna, e con questi mattoni invece di venderli li hanno messi da parte per ricostruire un primo forno. E da lì è nata la ricostruzione della Picca. Pian piano si è sempre sviluppata e diciamo che la Picca ha segnato, ha scandito e accompagnato il progresso di tutta la popolazione della vallata del Foglia del dopoguerra. È un processo sofferto, però anche entusiasmante, molto bello di sviluppo. Questa gente ha cominciato a farsi la casa, a avere un lavoro sicuro nella Picca, e poi la Picca è stata sempre un esempio, è stata un po' la piccola Olivetti delle Marche, nel senso che noi, le nostre famiglie, Pierangeli Canzotti, hanno sempre trattato gli operai e gli operai hanno sempre trattato noi come una famiglia. E concludiamo il nostro telegiornale dandovi notizia di un nuovo appuntamento inserito nel cartellone di Pesaro Capitale della Cultura. È stata infatti inaugurata poco fa, proprio questo pomeriggio, ai Musei Civici, la mostra dedicata alla produzione pittorica di Mario Logli, compianto artista legato al nostro territorio e venuto a mancare nel 2020. Si chiama Mario Logli, custode della bellezza, la prima mostra del 2024 di Pesaro Capitale della Cultura. Una mostra monografica inaugurata oggi ai Musei Civici in quello che è anche il primo tributo alla produzione artistica di Logli dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2020. Figura legata a Pesaro e a Urbino e protagonista della scena artistica del Novecento e di inizio XXI secolo, Logli sarà in mostra a Pesaro attraverso una chiave di lettura perfettamente in linea al claim «La natura della cultura». La mostra è visitabile fino al 7 aprile ed è stata inaugurata oggi alla presenza della vedova Logli e delle figlie Marcella e Laura. Papà era legatissimo, ovviamente, e lo dimostrano tutte le sue opere, al territorio marchigiano, soprattutto a Urbino, ma in seguito anche Pesaro, sua città d'elezione, dove passava metà della sua vita, perché metà stava a Milano e metà a Pesaro. Quindi la scelta di omaggiare con la sua mostra monografica le celebrazioni di Pesaro Capitale è, credo, perfetta per quello che ha rappresentato anche nella sua amore verso il mare, nel suo amore verso gli amici, nel suo amore verso il gioco e sempre nel rappresentare il territorio con questa attenzione alla bellezza, alla cultura, alla storia, dove ogni elemento delle Marche, di Urbino e di Pesaro ci riportano all'attenzione quanto sia importante custodirla, questa bellezza, come è il nome della mostra. Siamo molto soddisfatti, anche perché davvero c'è una straordinaria armonia fra la mostra, i temi di Logli e anche come sono stati selezionati, e il grande progetto di Pesaro Capitale della Cultura, la natura della cultura, e quindi come la tutela, la salvezza, l'amore, la conoscenza del patrimonio artistico e culturale è imprescindibile da quella della tutela dell'ambiente. Patrimonio culturale e patrimonio ambientale emergono come temi di straordinaria e poetica riflessione in questa mostra, che illustra alcune delle opere anche più nuove di Mario Logli e che la famiglia ci ha concesso di trovare, di riscoprire nelle memorie della sua casa. Penso che Milano abbia anche involontariamente fornito tutta una serie di spunti, riflessioni legate appunto all'ambiente, alla città frenetica, al futuro che avanza, agli enormi stimoli che ovviamente una città come Milano può proporre. Credo si arricchisce con le proprie radici, con la propria infanzia, con ciò che si porta nel cuore, con i luoghi che rimangono
quelli identitari proprio per l'origine, perché rimangono legati forse alla fase più bella della propria vita, quindi ciascuno un po' si immagina e rimane collegato a una fase della propria vita che è quella che ci identifica, sicuramente ne è uscito il meglio. La mostra è strutturata in tre sezioni dedicate rispettivamente al ricordo, al gioco, all'infanzia, la prima, la seconda ai grandi invasori, quindi alla battaglia condotta da Mario Logli in difesa dell'ambiente e della bellezza del territorio, e l'ultima sezione invece è dedicata alla bellezza del patrimonio culturale, che per Logli è argomento fondamentale, raccontato attraverso le sue isole volanti, ispirate dal dialogo con Carlo Bo, con Paolo Volponi e con Mario Giacomelli, un'amicizia questa che abbiamo avuto modo di restituire attraverso tante carte inedite custodite dalla famiglia. E si conclude qui il nostro telegiornale, ma prima di salutarvi vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente, sul nostro canale 80, a partire dalla nostra prima serata che al mercoledì è dedicata agli Occhi della Tigre, al nostro approfondimento sulle ragazze giocatrici della Megabox Vallefoglia. Questa sera andremo a conoscere la centrale Giulia Mancini a partire dalle 21:20. A seguire un nostro speciale dedicato ad una nuova apertura, quella dell'Acqua Self a Pesaro. Vedremo tutti i dettagli nello speciale realizzato che andrà in onda alle 21:40. Poi vi ricordo come sempre la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali in onda ogni mattina dal lunedì al sabato, come sempre in diretta a partire dalle 7:20. Buongiorno Rossini, che per l'occasione sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. Altra diretta è quella consueta del giovedì sera con Insieme a Canestro, il nostro focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro condotto da Elisabetta Ferri, che domani avrà come ospiti l'ex giocatore della VL Giuseppe Ponzoni e il giornalista e commentatore Michele Zavagnini. L'appuntamento è alle 21:20 con possibilità di interazione in diretta di voi telespettatori al numero WhatsApp che vedete in grafica 370-366-7210. Insieme a Canestro domani alle 21:20. Ed è davvero tutto per questa sera, si conclude qui Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.